Benvenuti, amici della soffitta di Pippo, al nostro viaggio nostalgico e un po' birichino nel mondo dell'animazione. Oggi parliamo di Bia, la sfida della magia, quel cartone che ci ha fatto arrossire e sognare negli anni Ottanta. E ricordate, se vi piace questo tuffo nel passato, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime chicche. Torniamo indietro nel tempo fino al 1981. Bia, la sfida della magia, o Mayoko Megu-chan per gli amici giapponesi, sbarca in Italia. E che sbarco! Questo anime, trasmesso in Giappone dal 74 al 75, ci ha incantato non solo con la sua sigla indimenticabile, ma anche con il suo fascino sottilmente sexy. La Toei Animation ha creato un vero e proprio spettacolo di fanservice, con la nostra Bia in abbigliamento intimo e situazioni, diciamo, piuttosto imbarazzanti. Il cartone e il manga realizzato dalla Toei Animation nel 1974, Bia, conta 72 episodi in Giappone e un manga firmato da Tomo Inoue e Makio Narita. Il character design? Opera di Shingo Araki, una leggenda che ha lavorato a capolavori come Goldrake e i Cavalieri dello Zodiaco. Bia appartiene al genere Mayoko, le streghette, ispirato dalla sitcom americana Vita da strega. In Italia, però, abbiamo visto solo 64 dei 72 episodi originali. Perché? Ah, la censura! Alcuni episodi erano considerati troppo cupi e non adatti ai più piccoli, con temi come la violenza e il suicidio. I dialoghi italiani sono stati adattati da Gabriele Mattioli e Fabio Traversa. E come da tradizione, abbiamo cambiato un sacco di nomi. Megu diventa Bia, Noah diventa Non, e così via. La serie inizia con Bia, che arriva sulla Terra per diventare regina delle streghe. E che arrivo! Precipita su un aereo e poi su un vigile, creando un bel caos. La sua vita in famiglia? Non proprio una passeggiata, tra fratellini terribili e ramanzine del padre. E poi c'è Noah, la rivale di Bia per il trono. Anche lei è stata affidata a una strega sulla Terra, ma il suo matrimonio non è un granché. E le sfide tra le due? Epiche! Non dimentichiamoci di Chosa, il mago inviato per sorvegliare Bia e Noah e dei suoi scagnozzi Fru Fru e Cra Cra. Chosa è un personaggio, diciamo, interessante, sempre pronto a spiare Bia e a sorprenderla nei momenti più inopportuni. La voce italiana di Bia era di Cinzia De Carolis, con altre voci inconfondibili come Marco Guadagno e Renzo Stacchi. Un cast di voci che ha reso il cartone ancora più memorabile. Arriviamo al finale. Bia e Noah tornano sulla Terra per continuare il loro tirocinio. E parlando di sexy, Bia era un personaggio esplicitamente sexy, spesso in biancheria intima o in situazioni un po' spiate. E la censura? Beh, ha fatto il suo lavoro anche qui. E come dimenticare la sigla? Scritta e cantata da Andrea Lovecchio, è diventata un classico. Quel ritornello che sembrava insegnarci uno strano alfabeto magico. E così, amici della soffitta di Pippo, abbiamo fatto un tuffo nel passato con Bia, la sfida della magia. Spero vi sia piaciuto questo viaggio tra magia e sensualità. E ricordate, se volete continuare a esplorare il mondo dell'animazione e non solo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti su quale personaggio vorreste che parlassimo nella prossima puntata. Alla prossima e grazie per essere stati con noi nella soffitta di Pippo.